Pomeriggio siamo con il professor Francesco Menichetti, direttore malattie infettive dell'azienda ospedaliera Cisanello di Pisa. Professore, lei è coordinatore insieme al Policlinico San Matteo di Pavia della sperimentazione nazionale sulla plasmaterapia denominata Studio Tsunami per la cura del Covid-19. Di che cosa si tratta? A che punto siete con questo progetto voluto fortemente dal Ministero della Salute, promosso da ISS e AIFA? Sì, beh, siamo alle fasi iniziali. Il Tsunami nasce come uno studio promosso da Pisa, che all'inizio raccoglieva l'adesione dei centri del Lazio, della Campania e delle Marche, il consorzio Planet, praticamente del centro Italia. Poi, per volontà di AIFA e Istituto Superiore di Sanità, è diventato lo studio nazionale, quindi che adesso raccoglie quasi 60 centri in tutta Italia. Perché c'è bisogno di tsunami? C'è bisogno di uno studio ben disegnato, rigoroso, prospettico, randomizzato, con gruppo di controllo che vada a confermare o a smentire i dati preliminari che altri ricercatori, anche italiani, hanno raccolto e già segnalato. Mi riferisco ad esempio all'esperienza di Pavia e di Mantova, una buona esperienza che finora è solo narrata, che però ha bisogno di conferme. Le conferme possono venire solo da studi di alta qualità con un disegno rigoroso. Questo è Tsunami, questo è quello che vuole essere. Chiaro, molto chiaro. A tal proposito, lei ha nominato anche Pavia. Ci sono state delle polemiche, mi pare, sul fatto che il governo abbia affidato, diciamo, a Pisa, a Pavia, adesso questo progetto, estromettendo almeno inizialmente il Carlo Poma di Mantova, che diciamo per primi mi risultava avessero lavorato a questa sperimentazione. È così, non è così? Un suo commento, insomma, e un messaggio anche propositivo, visto che collaborando insieme si va a favore della ricerca. Abbiamo sempre dichiarato il nostro apprezzamento, la nostra stima per i colleghi lombardi di Pavia, di Mantova, che hanno portato avanti questa sperimentazione preliminare, che è molto diversa da Tsunami. Tsunami è un'altra cosa, è un disegno di studio che è stato proposto da noi, proprio da Pisa, scelto poi dal Ministero, dall'Istituto e da AIFA, e quindi noi siamo naturalmente capofila del nostro studio, a cui partecipano con pari dignità Pavia e anche Mantova e anche gli altri centri italiani. Mi pare una polemica del tutto inutile, gratuita. C'è bisogno di armonia, c'è bisogno dell'esperienza di tutti, in particolare di quelli che hanno già acquisito sul campo un'esperienza particolare. Che dal plasma iperimmune si arriverebbe anche tramite il sostegno di Kedrion Biopharma ad una vera e propria cura, se non ho visto male. Quindi, diciamo, questa farmaceutica, professore, diventa partner del progetto e in questo caso, insomma, sarebbe un'operazione commerciale o assolutamente no, rimaniamo nel campo della ricerca? Bisogna distinguere, perché è stata fatta artatamente, aggiungo io, confusione. Anche ieri sera le Iene hanno confezionato un Infatti. servizio che io ritengo ignobile, perché caratterizzato da informazioni sostanzialmente mendaci. Chi si intende di plasma sa che il plasma è un prodotto che viene donato e che poi viene trattato dall'industria, che restituisce il prodotto farmaceutico finito. Questo lo fa la Kedrion, ma lo fanno anche tante altre industrie farmaceutiche in Italia. Preparano l'albumina, preparano il fattore ottavo, preparano gli altri fattori della coagulazione, preparano le immunoglobuline e lo fanno contro denaro, ovviamente. Offrono un servizio che viene acquistato, perché i servizi trasfusionali, le officine trasfusionali non sono in grado di trattare il plasma e trasformarlo in farmaco. Diverso invece è il discorso per il plasma iperimmune.
plasma iperimmune viene donato e esclusivamente lavorato dalle officine trasfusionali che lo inattivano, lo qualificano come plasma iperimmune e poi lo consegnano ai clinici che lo dovranno infondere. Quindi non c'è nessuna commistione né con la Kedrion né con altre aziende farmaceutiche sullo specifico progetto di donazione e di utilizzo di plasma iperimmune. Come diciamo medico e come ricercatore, certo auspico che le industrie farmaceutiche che si occupano di plasma derivati, si diano da fare e riescono in breve tempo a proporre sul mercato prodotti più avanzati del plasma iperimmune, come per esempio le gamma globuline iperimmune, che sarebbero molto più semplici da utilizzare e alla portata di tutti. Ieri proprio Andrea Bocelli ha donato il suo plasma, ecco un esempio positivo, una persona di cultura e di prestigio che può dare il buon esempio in questo senso qui. Ma coloro che volessero donare, praticamente che cosa devono fare? A chi devono rivolgersi? Guardi, mi lasci dire, perché quello che ha fatto Andrea, che è un caro amico, ha una valenza molteplice. Non solo ha donato il suo sangue, il suo plasma, che avrà probabilmente o non avrà una concentrazione, diciamo, di anticorpi neutralizzanti sufficiente o magari inadeguata, lo vedremo, ma altre due cose ha fatto Andrea presentandosi da noi con questa sua buona intenzione. Ha fatto outing sul Covid, quindi ha sdrammatizzato in qualche modo, no? Ha dichiarato: sì, l'ho avuto io, l'hanno avuto i miei familiari e a noi ci è andata bene. Io il giorno che mi hanno detto avevo il Covid ho fatto un tuffo in piscina, siamo qua e siamo a fare il nostro dovere. La terza valenza è l'apostolato, la testimonianza, perché Andrea è un testimonial di impatto planetario. Non è come se donassi il plasma io o un mio congiunto. E quindi questo io lo voglio sottolineare, perché ha grande valore e restituisce in pieno la dignità alla donazione, perché plasma, sangue, è frutto della volontaria donazione e i donatori debbono essere apprezzati e rispettati. Gettare ombre, come è stato fatto ieri sera in altre occasioni, sulla donazione è colpevole, perché va a tentare di creare distonie e increspature, crepe in un tessuto che è invece quel tessuto sano della Italia solidale, che ci permette di essere autonomi sul fronte proprio del sangue. Quindi ai loro ospedali, ai centri trasfusionali, qui a Pisa basta che facciano il numero dell'ospedale, i centri trasfusionali sono diffusi e quindi rivolgetevi ai centri trasfusionali, vi daranno le indicazioni necessarie. Che sì, c'è da aggiungere che non sappiamo se il progetto Tsunami decollerà, perché in questo momento c'è una crisi del Covid-19, per fortuna aggiungo. Non si trovano più i malati. Abbiamo donatori di plasma iperimmune, tanti, benvenuti e splendidi, uno per uno, ma non abbiamo più malati. E non fosse che la provvidenza ci aiuti, saremmo tra i primi a gioire del fatto che Tsunami non si possa realizzare. Se invece poi, andando avanti verso autunno, dovesse tornare a fare capolino, noi saremo pronti, ci faremo trovare preparati con un arsenale di plasma iperimmune a disposizione per l'utilizzo che potrà essere fatto. Elisabetta Gualmini, europarlamentare del PD, già vicepresidente della regione Emilia-Romagna. Finalmente, diciamo, l'Europa ha battuto un colpo, ed è un colpo positivo, insomma.
Sì, ieri è stata una giornata davvero storica e direi che è andata anche oltre le nostre aspettative. C'è stata una mobilitazione gigantesca, forse per la prima volta, di risorse che addirittura nel complesso, se facciamo due conti, ammontano a 2.400 miliardi, perché ieri è stato annunciato questo nuovo fondo, peraltro con un nome molto bello, per le nuove generazioni dell'Europa, che metterà a disposizione circa 750 miliardi. E a questi fondi si aggiungono i 1.100 miliardi del bilancio dell'Unione Europea pluriennale per i prossimi 7 anni, e se poi consideriamo anche le risorse messe a disposizione tra gli interventi di SURE, che è un programma diciamo per combattere la disoccupazione, gli interventi della Banca Europea per gli investimenti e il famoso MES Sanità, arriviamo ad un totale di 2.400 miliardi. Quindi l'annuncio è stato importante anche per la seconda novità, quindi c'è stato diciamo un aspetto positivo riguardante la quantità di risorse ma anche la qualità, e cioè il fatto che parte dei famosi 750 miliardi, pare 500 miliardi, verranno assegnati agli stati sotto forma di sovvenzioni, cioè di contributi a fondo perduto, ed è storicamente la prima volta che questo avviene in Europa. Ecco, onorevole Guarmini, l'Italia, per come siamo messi, per tante necessità che abbiamo, avremo anche la forza, l'intelligenza di saper spendere questi soldi, e per fare soprattutto che cosa? Noi dobbiamo avere la forza e l'intelligenza di saperli spendere. Infatti oggi, se mi consente una piccola provocazione, il problema forse non è tanto quello delle risorse a disposizione, che a questo punto ci sono, ma quello di farle cadere a terra, e cioè di spenderle subito e soprattutto di farle arrivare nelle tasche dei cittadini italiani. Quindi è inutile che ribadisca la necessità di una grande semplificazione e anche di andare in deroga alle norme burocratiche forse più perverse, più faticose da accettare, e bisogna oggi aiutare in maniera molto semplice, sia dando contributi diretti che insomma spingendo verso la crescita soprattutto le aziende, le famiglie e tutte quelle categorie che hanno perso il lavoro. L'impatto è fortissimo sulle donne in particolare, sui giovani, e pertanto queste risorse dovranno diciamo creare una sorta di boom, di nuovo boom economico con una spinta acceleratissima. Ecco, da Bruxelles il governo italiano, il presidente Conte ha diciamo la forza, perché la maggioranza molte volte litiga e continua a litigare su questo o quel provvedimento, ecco, sarà compatto nella gestione di queste risorse? Ma io penso in verità che ci sia stato un processo di crescita anche dal punto di vista dell'autorevolezza del governo italiano in seno ai summit, diciamo agli ambienti europei. Un Gentiloni come commissario all'economia, lo stesso Sassoli che è presidente del Parlamento europeo, sono figure che aiutano ovviamente nelle trattative. Devo dire che anche Conte si è rivelato un abile mediatore in questo modo. Quindi in realtà c'è la possibilità di farsi ascoltare, e anche l'idea proprio delle sovvenzioni dirette è venuta dai paesi del sud, e cioè dall'Italia, dalla Francia, dalla Spagna. Quindi l'Italia conta in Europa. È chiaro che non bisogna nascondere che noi ci presentiamo sempre con un debito molto elevato, frutto anche di una cattivissima gestione di tutti i partiti, direi di tutti i partiti dell'arco costituzionale dagli anni 80 in poi. Quindi abbiamo un aspetto di vulnerabilità, ed essendo noi persone responsabili dobbiamo anche dimostrare davanti ai vertici europei che poi sappiamo sia come spendere questi soldi, sia anche eventualmente, secondo tempi e tassi ragionevoli, come restituirli per non massacrare le prossime generazioni. Io non voglio essere critico, perché in questo momento il governo, chiunque sia il governo, assumere decisioni non è difficile, è difficilissimo, perché le variabili sono tante. La variabile principale ovviamente è la tutela della salute, della vita delle persone. Quindi è facile criticare, ognuno di noi pensa di avere in tasca la ricetta, non è così, è difficilissimo. Quindi in questo momento, come dire, io invece voglio andare contro tendenza, vorrei esprimere solidarietà
al Presidente del Consiglio, a tutti i ministri, perché fanno in questo momento un lavoro difficile, il più difficile che ci possa essere, che è quello di assumersi la responsabilità di decisioni. Quindi, premesso questo, che non voglio criticare, certamente, perché ci sono delle motivazioni, sono provvedimenti, come dire, molto simili al mio cognome, cioè molto blandi. Non sono provvedimenti che sicuramente possono far ripartire l'industria, la filiera dell'industria culturale, che vorrei ricordare a me stesso, ma a tutti, a tutte le persone che ci ascoltano, che leggono la vostra agenzia, rappresenta il 7% del PIL, del prodotto interno lordo del nostro paese, fa lavorare circa poco meno di 2 milioni di persone, 1 milione 800 mila persone, perché poi dietro ogni artista che sale su un palco c'è tanta gente che lavorano, che lavora. Il 30-35% delle persone che lavorano nella filiera dell'industria culturale hanno meno di 35 anni, sono giovani, e questo è ancora più importante, perché adesso quei giovani sono a casa e, come dire, già trovare lavoro è una specie di miracolo. Abbiamo messo un tappo alla loro prospettiva di futuro. Non mi riferisco a me, che sono vicino alla terza fase della vita, avendo quasi 60 anni, ma ai tanti giovani che ci lavorano, a quelli certamente sì. Quindi sono provvedimenti certamente molto blandi, ma non solo per i cinema, per i teatri, ma anche per tutto quel resto, diciamo, degli utilizzatori della musica e quindi del diritto d'autore. Noi siamo molto preoccupati e auspichiamo, noi non chiediamo come si ha i soldi al governo, chiediamo misure che, pur tutelando e pur rendendoci conto di quanto sia difficile, ma facciano veramente ripartire il paese, perché se poi il paese non riparte, e io dico lato nostro, non riaprono gli alberghi, i ristoranti, cioè tutti quelli che utilizzano il prodotto dei nostri autori, il danno che adesso è momentaneo rischia di diventare strutturale, perché se poi gli alberghi non riaprono, i ristoranti non riaprono, i luoghi di villeggiatura non riaprono e nessuno fa la musica, nessuno fa i concerti, nessuno, è ovvio che il danno per i nostri associati, che sono autori che creano contenuti, diventa strutturale e avremo anche noi un problema. Noi per anni abbiamo razionalizzato la società, che in questi 10 anni ha fatto un grande lavoro per levarsi, diciamo, da quella percezione che i cittadini avevano di carrozzone. Noi non prendiamo soldi dallo Stato, neanche un centesimo di euro, gestiamo solo danari privati, siamo diventati molto bravi, se mi permette, a tutelare i diritti degli autori, costiamo di meno e incassiamo di più. Però per fare questo ci deve essere l'opportunità, la possibilità di farlo. Anche i canali con cui continuiamo a incassare, cioè le televisioni, le radio, essendo, diciamo, la base imponibile del nostro incasso fatta anche dalla pubblicità, gli ascolti crescono, ma sembrerebbe che i fatturati pubblicitari diminuiscano, perché chi produce automobili non fa più pubblicità, sono pochi i settori che in questo momento hanno numeri in crescita, e quei pochi che hanno numeri fortemente in crescita non abbiamo ancora una legge che ci consente di chiedergli soldi, cioè i grandi giganti di internet. Esatto, allora veniamo a una battaglia che la SIAE sta portando avanti con forza da tanto tempo, ma in questi giorni con ancora maggiore come dire, spinta, che è quella proprio sul diritto d'autore. Ci spiega a che punto è, direttore? Sì, certo. Guardi, come ha detto il nostro presidente, che è uno straordinario ragazzo di 84 anni, che potrebbe stare tranquillamente a casa perché è stato talmente bravo, talmente fortunato nella sua vita artistica, che francamente non avrebbe bisogno di esporsi così tanto, ma è un generoso. Questa è la nostra battaglia della vita, del futuro degli autori. Ieri, insieme a Giulio Mogol, invito chi non l'ha visto a cercarlo su internet o sul nostro sito, dove l'abbiamo pubblicato, due
altri nostri autori straordinariamente generosi come Giulio, che sono due geni della musica, mi riferisco al maestro Ennio Morricone e al maestro Nicola Piovani, hanno fatto una lunga intervista col settimanale L'Espresso per parlare proprio di questo. Oltre un anno fa siamo riusciti, credo miracolosamente, a ottenere dal Parlamento Europeo l'approvazione della direttiva copyright. La direttiva copyright ha due pilastri, diciamo. Uno riguarda voi giornalisti, perché anche i contenuti che voi producete sono contenuti che dovrebbero essere remunerati anche da quei signori che utilizzano gratis i contenuti che voi producete. E anche questo non è giusto, perché chi lavora, anche scrive un articolo, è una produzione dell'intelletto, una produzione di ingegno. E quindi quel lavoro va pagato come chiunque fa un lavoro. Il secondo articolo riguarda ovviamente i nostri autori e i nostri editori, cioè quelli che creano i contenuti e quelli che investono nella creazione dei contenuti. Ora abbiamo dei signori che in questi mesi stanno moltiplicando i loro guadagni. Facebook, Amazon, Google, le potrei fare una lista lunga, che hanno dei fatturati che sono più importanti degli stati sovrani. A Roma, scusi, io sono un ragazzo anche concreto, si dice articolo quinto, chi ha i soldi in mano ha vinto. Non è più possibile. Come dice Giulio Mogol, loro hanno i miliardi, noi abbiamo ragione, poiché insieme a quei contenuti c'è della pubblicità e loro guadagnano miliardi, devono dare il giusto compenso a chi quei miliardi gli fa guadagnare. E quindi, siccome questa legge giace adesso, perché deve essere recepita dallo Stato italiano, giace al Senato della Repubblica insieme ad altre 32 direttive comunitarie, il nostro grido di dolore è: fate subito, fate presto. Non costa allo Stato italiano niente, perché non stiamo chiedendo soldi allo Stato italiano, ma è ovvio che avere una legge ci consentirà di fare quello che in questi anni abbiamo fatto senza successo, perché io non sono timido, ho altri difetti, nel mio lavoro non sono timido, e gliel'abbiamo chiesti i denari a questi signori e ci hanno detto di no. È ovvio che ci hanno detto di no, purtroppo. Avere una legge ci consente che non ci possano dire più di no. Nel 2019 migliora leggermente la qualità dell'aria nelle 14 città metropolitane rispetto all'anno precedente, ma permangono valori critici che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore. Nel periodo di lockdown, invece, complice il blocco del traffico, si registra un netto calo dell'inquinamento, soprattutto per il crollo del biossido di azoto. Così il Kyoto Club e l'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel terzo rapporto Mobilità 2020. In tutto ciò, il DL Rilancio, appena licenziato dal governo, si dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione del traffico, denuncia il rapporto, avvertendo che ora più che mai è necessario accelerare la giusta transizione verso la mobilità sostenibile. Buone notizie per il clima. Enel chiude prima del previsto il gruppo 2 della centrale termoelettrica Federico II di Brindisi e anticipa anche la chiusura dell'impianto a carbone di Bocamina Coronel in Cile. Per l'impianto pugliese la società segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato l'ok alla richiesta di stop del primo dei quattro gruppi dell'impianto presentata a gennaio. Un passo che, segnalano dall'azienda, rientra nell'impegno di Enel per la transizione energetica verso un modello sempre più sostenibile, e per lo stesso motivo le unità 1 e 2 della centrale cilena si spegneranno, la prima a fine 2020 anziché a fine 2023 e la seconda a maggio 2022 anziché entro il 2040. L'obiettivo a lungo termine di Enel resta la completa decarbonizzazione del mix entro il 2050.
I satelliti monitorati dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service stanno iniziando a rilevare roghi attivi nel circolo polare artico, mentre la stagione boreale degli incendi deve ancora prendere piede nell'emisfero settentrionale. Potrebbe trattarsi di pericolosi incendi zombie. Se l'ipotesi venisse confermata, vorrebbe dire che i roghi che la scorsa estate hanno devastato l'Artico non hanno mai smesso di bruciare, neanche nei mesi invernali, e ora hanno ripreso vigore. Si tratta di un fenomeno piuttosto raro ma particolarmente pericoloso, e negli ultimi 20 anni la quantità di zombie è aumentata vertiginosamente. Abbiamo osservazioni satellitari di incendi attivi che suggeriscono come gli zombie potrebbero essersi riaccesi, ma ciò non è stato ancora confermato dalle misurazioni sul terreno, avverte Mark Parrington, capo scienziato del Copernicus Atmosphere Monitoring Service ed esperto di incendi. Il 22 maggio si è conclusa con successo la prima piantumazione di 500 abeti ellarici in Val di Fiemme, nell'area devastata dalla spaventosa tempesta Vaia del 2018. Il pregiato legname di quegli alberi abbattuti oggi si usa per realizzare l'altoparlante passivo per smartphone Vaia Cube. Il progetto dell'omonima startup ideatrice punta alla messa a dimora di 7.000 alberi, tanti quanti sono le casse vendute sino a oggi. Si comincia con la pulizia del bosco e l'impianto dei giovani alberi, o l'assistenza alla ricrescita naturale delle piantine, rispettando il piano di gestione forestale regionale. Si passa poi alla manutenzione del bosco e al miglioramento delle relative infrastrutture danneggiate dalla tempesta, come sentieri, aree sosta e così via. Si termina con la certificazione FSC della nuova foresta e l'identificazione GPS delle aree di progetto. La cassa passiva inoltre viene realizzata da artigiani e falegnami locali, curando così tanto le comunità quanto l'ambiente. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.